Maisha yangu yameharibika, maisha yangu yameharibika. Che legame c'è tra questi contadini di sperduti villaggi della Tanzania, centro-est dell'Africa e la nostra regione? O ancora tra queste donne in attesa di una zanzariera materiale salvavita in zona malarica? C'è un progetto di cooperazione partito dall'idea di un padre missionario maceratese, ad Alberto Galassi, morto 10 anni fa ed ora portato avanti dall'ISCOS Marc, istituto di cooperazione della CISL. Circa 350.000 euro in totale stanziati da regione, sindacati, donatori ed enti locali. Alla base di tutto un'idea fondamentale: incentivare l'agricoltura, 25% del PIL ed 80% dei lavoratori impiegati. Come? Rendendola moderna, attraverso un trattore, una sede e soprattutto un'associazione Uwawaru, formata da 250 agricoltori che attraverso il microcredito, finanziamento dei 200 e 250 euro, hanno acquistato semi per le colture locali, mais, riso, girasoli, ananas. Questo agricoltore, per esempio, ha piantato riso. Accantonata la fase iniziale, scarsa gestione dei fondi e delle attrezzature ed errata semina, si tenta di diminuire le somme di prestito per evitare l'insolvenza. Ci vogliono colture che rendono subito, precisa Macutica, esponente della SACCOS, la società che fornisce il credito. Se si ferma la restituzione, si ferma la rotazione dei finanziamenti ed altri non potranno accedere. Questa è l'idea del missionario maceratese dietro l'Associazione di Agricoltori Africana. Un'associazione che era stata fondata da padre Adalberto Galassi con lo scopo di far lavorare assieme cristiani e musulmani. Ora il punto di svolta, la trasformazione in cooperativa agricola che permetterebbe un maggiore controllo. Nuovi progressi uguale nuovi diritti. Siamo qui per cercare di dare un contributo, sia pur piccolo, alla crescita dello sviluppo locale.